Dopo 20 anni torna alla ribalta la nuova generazione a motore centrale firmata Porsche. Arriva la nuova generazione della sportiva 718 nelle varianti Boxster e Boxster S, potenziati di 35 cavalli, ma che garantiscono una riduzione dei consumi di carburante del 14%. Sotto il cofano batte un motore Boxster a 4 cilindri con sovralimentazione turbo. La 718 Boxster è spinta da un motore 2 litri da 300 cavalli che raggiunge 380 Nm disponibili tra i 1950 e 4500 giri minuto. Con cambio a doppia frizione Porsche e pacchetto Sport Chrono, passa da 0 a 100 orari in 4,7 secondi e sfiora i 275 km/h di velocità massima, consumando mediamente 6,9 litri ogni 100 km. La 718 Boxster S invece, equipaggiata da un 2,5 litri da 350 cavalli, dotato di un turbo compressore con turbina a geometria variabile che sviluppa addirittura 420 Nm, 60 in più, in un intervallo di regime compreso tra i 1900 e 4500 giri minuto. Con lo stesso cambio a doppia frizione Porsche e pacchetto Sport Chrono, scatta da 0 a 100 orari in 4,2 secondi e può sfrecciare ad una velocità massima di 285 km/h, consumando mediamente 7,3 litri ogni 100 km. Il telaio, lo sterzo e l'impianto frenante sono stati rivisitati per offrire un piacere di guida più sportivo. Cambia anche fuori con un design completamente rinnovato, con interventi nel frontale e nel posteriore. Internamente è stato configurato il cruscotto e spicca il Porsche Communication Management di ultima generazione con moderno schermo touchscreen. Per entrambi i modelli è disponibile di serie il cambio manuale a 6 marce.